da un uomo come Paolo Brosio. Benvenuto alle Mo. Presentazione eccezionale. Prego Paolo. Ecco. Beh, prima di raccontare che questo libro appartiene a una grande sequenza, io vorrei proprio aiutare i nostri spettatori e prossimi lettori del tuo libro, chi ancora non l'avesse fatto, a entrare nella grande aneddotica, no? Partiamo da Medjugorje, che è un luogo per te molto importante. Anch'io sono stato a Medjugorje quando nessuno ci andava, pensa. Anch'io ho conosciuto le veggenti, giovanissime, anch'io ero più giovane, per altri motivi, ma come spesso si fa. Anch'io ho fatto la montagna lì, a piedi. Tu l'hai fatta, l'hai vissuta e ce la racconti in tanti modi. Allora, partiamo da Medjugorje. Medjugorje sapete, no? Bosnia e Erzegovina. È un luogo fantastico, un luogo semplice, un luogo ferito per tutte le guerre che voi sapete, ma al tempo stesso un luogo che si è conservato senza guerre. È un luogo dove la fede ci dice che la Vergine Maria comunica e chiunque non avesse questa fede può accogliere questa possibilità sempre con la dolcezza e la serenità, perché chiunque usi la fede o usi il nome di Dio per voler cambiare gli altri in modo violento non è figlio di Dio, ma è figlio del demonio. Caro Paolo, Medjugorje. Allora, intanto ti ringrazio per la presentazione, mi hai fatto da arrossire, perché è una presentazione così, caspiterina, anche troppa grazia Sant'Antonio. Quindi ti ringrazio, mi fa piacere. No, ma è la regione che mi paga bene, non è Sant'Antonio. Se pagava di meno, io parlavo di meno. Prego Paolo. Non penso sia così, perché ti conosco e sei un bravo collega, che tra l'altro hai fatto programmi che ho fatto anch'io, tanti anni passati in Rai. Oggi ho avuto il piacere di essere invitato alla vostra testata regionale, per il tramite di Max Lazzari, con il quale ho condiviso tante interviste in questi anni. Insomma, io quando ero piccolo, ora prima di parlare a Medjugorje apro una piccola parentesi, perché è il piacere mio di essere tornato in Val d'Aosta dopo tanti anni. Dovete sapere che mio papà lavorava, era professore di letteratura straniera, di inglese antico, alla provincia di Asti, all'Università di Torino. E io sono nato in Piemonte, ad Asti, in un paesino che si chiama Cinaglio, che è a pochi chilometri dai Becchi, dove è nato San Giovanni Bosco, no? Quindi sull'Asti Chivasso. D'estate e anche d'inverno io spesso venivo a Courmayeur, dove avevo una casa, e ho passato la mia infanzia. E vi devo dire la verità, io conosco, mio papà era cacciatore, no? 50 anni fa si poteva ancora cacciare la cotornice, il gallo cedrone, era una cosa, c'erano pochi cacciatori, altri tempi. Io ero piccolino, a 6 anni, 7 anni, mio papà mi portava a Planaval, sopra Remondei. Voi siete della Val d'Aosta, sicuramente conoscerete questi posti, ma per i turisti non è facile conoscere quei posti lì. Ecco. Io con gli amici di Remondei, i ragazzi, chissà se magari c'è qualcuno di loro, non lo so, sono tanti anni che non li vedo, abitavo a Remondei e mi avevano insegnato a scendere sui nevai, no? I nevai quando finisce la stagione, come adesso, no? Finisce l'inverno, ci sono questi nevai e con dei cartoni scendevamo giù da sti nevai, ma a 200 all'ora, sembravamo dei pazzi. E poi sai, ragazzini, rimbalzi, sei come un pupazzo, no? Cascavamo, ritornavamo su. Insomma, vi ho fatto questo piccolo affresco per farvi capire quanto sia legato alla Val d'Aosta, ma non per un motivo di opportunità, perché sono in Val d'Aosta, certo. Perché altro, per esempio, non potrei dire del Trentino, che è un posto meraviglioso, ma non ho passato la mia infanzia lì. Salutiamo. Quindi, gli amici trentini in sala. Trentino, salutiamo. Ci sono stato tante volte perché ho fatto linea verde 5 anni, quindi potete immaginare quante volte ho fatto sia l'una che l'altra regione, però da piccolo io ho mosso i primi passi qua, e quindi Valvenì, Valferré, lo Checruy, sai quante scalate, il rifugio Franco Monzino, ho dei ricordi meravigliosi, meravigliosi. Detto questo,
quindi che mi fa tanto piacere di essere qua con voi a parlare di queste cose. Parliamo, entriamo nel vivo e parliamo di Medjugorje. Medjugorje per me è stata la salvezza personale. Io non sono andato a Medjugorje per scrivere, parliamoci chiaro. Io quello ho capito dopo che cosa ha fatto Dio nella mia vita. Io sono andato a Medjugorje dalla disperazione, dall'angoscia e dal terrore di quello che mi è accaduto nella vita a 52 anni. Cioè a 52 anni io ho vissuto come se fossi in uno spot, perché sono figlio della cultura televisiva, giornalistica di questo paese degli anni 80-90, dove tutto era più semplice in Italia, no? Quindi sono cresciuto con questo entusiasmo, perché ho cominciato a 17 anni alla Nazione, quando ero direttore Tino Neirotti, poi sono andato al Secolo XIX, il mio direttore era Carlo Rognoni, che veniva da Epoca Panorama, direttori di estrazione politica culturale completamente diversi. Poi Neirotti è andato al Corriere della Sera e alla fine sono approdato a Mediaset nel 91, quando 90-91 è scoppiata la prima guerra del Golfo. Da lì è stata un'escalation di telegiornali, quindi 16 anni nei quotidiani, 12 anni nei telegiornali di Mediaset, quando l'informazione stava nascendo, perché Fede, che era stato direttore TG1, venne chiamato da Berlusconi da Rete A, dove era finito, poi ha lanciato l'informazione privata. Perché vi racconto queste cose? Per farvi capire che la mia, io sono partito dalla cronaca di provincia, facevo la cronaca nera in provincia, se accoltellavano una persona alle 11 di sera si riapriva il giornale, io certo. Ho fatto il marciapiede del cronista, che è poi la vera essenza del giornalismo, cioè imparare a curare i fatti nel dettaglio e a dire ciò che è successo, il più possibile aderente alla realtà. Dalla nera, dalla giudiziaria allo sport, poi mi sono ritrovato a Mani Pulite, no? Che davanti al Tribunale di Milano mi ha lanciato nella popolarità pazzesca, perché facevo 10 collegamenti al giorno su un'inchiesta più grossa di questo paese, capisci? È stata una cosa epocale. Poi da lì è arrivata la Rai, quelli che il calcio, Linea Verde, Domenica I, insomma ne ho fatte di tutti e di ogni. Tanti, io ho contato 13 programmi televisivi. È arrivato anche il benessere economico, il successo. Vi racconto queste cose per capire poi che la vita non è fatta solo di successi, ma purtroppo anche di cadute. Il Signore sulla Via Crucis a Golgata è caduto 3 volte. Non certamente perché è caduto per il peccato, perché lui il peccato l'ha distrutto, offrendo il suo sangue sulla croce, ma noi cadiamo per il peccato, lui è caduto per il male degli uomini, che l'ha accettato per obbedire al Padre a prezzo del suo sangue, per donarci la redenzione, che è una cosa incredibile, straordinaria, che noi se pensiamo a questa cosa dobbiamo cambiare vita, se non pensiamo a queste cose è più difficile cambiare vita. Allora io mi dico, no, in quel momento in cui facevo gli spot per l'AGIP, 6 anni testimonial per l'Italia, per l'Europa, per l'AGIP, io che ero partito dalla cronaca della provincia, se ho fatto per 6 anni il testimonial per la Star, per il Testar in Inghilterra, persino gli spot in Inghilterra, vi potete immaginare il tè italiano proposto agli inglesi, no? Sono cose da pazzi, ma ero riuscito a far questo partendo da zero, un grande benessere economico, tutto va bene, addirittura arrivo ad aprire con i soldi della mia attività uno dei locali più belli d'Italia, con il re della Formula 1, Flavio Briatore, Marcello Lippi, campione del mondo di calcio, cioè sembrava, cioè capisci, un film dove e tutto funziona a mille, e dove al centro del mondo per me il mio Dio era l'Auditel, perché a me interessava vedere come andavano i programmi che facevo. Se un programma va bene, io guadagnavo una barca di soldi, facevo le serate, addirittura pensavo faccio sto programma, poi voglio far questo, il Giro d'Italia, quelli che calcio, telegiornali, serate, spot. Mamma mia, dicevo, ma una cosa, cioè lavoravo 20 ore al giorno, pensavo al divertimento, le donne sono sempre state un pallino fisso della mia vita. Non guardare me, io. Ah, no, perché cercavo di trovare qualcuno che insomma... Rigoroso e serio. No, e purtroppo un matrimonio saltato per aria, primo matrimonio in chiesa, attenzione, in chiesa, secondo matrimonio in comune, quindi se vogliamo...
stare attenti a quello che dice Gesù, quindi anche contro Dio, perché il mio primo matrimonio era ancora in fieri. Adesso poi vi racconto una cosa per separati divorziati importantissima, che si può benissimo rivedere il processo col processo canonico, andando senza dover spendere miliardi, andando nella nostra diocesi chiedendo la difesa d'ufficio per vedere se si riesce ad eccepire una delle cause di nullità. Ecco, questo è importante per mettersi in regola con la coscienza e con Dio, questo è importante. Bene. Tutto questo per dirvi che il mondo mi è crollato addosso, perché quando è morto mio padre, ero con Sgarbi a Parma che conduceva un programma di Rai 1 della Maria Pia, che era le città più belle d'Italia, Italia che vai. Se mi ritrovo mezzanotte, apro il telefonino, mio padre, 10 anni di battaglia col tumore al fegato, invincibile, imbattibile, e 50 giorni di agonia come sulla croce. Mi arriva il messaggio: tuo padre è morto, implorando il mio nome in punto di morte, dov'è mio figlio, gli voglio stringere la mano. Voi capite che già raccontarvi questa cosa a me mi viene un colpo al cuore, adesso, sì, a distanza di tempo, perché mi sono trovato di fronte alla morte di una persona cara, un dolore inarrivabile, mentre io continuavo a fare i programmi, a pensare al lavoro, andavo ogni tanto da mio padre, ma i 5 minuti strappati, per che cosa? Per i soldi, per il denaro, per il successo, per la prima volta è come se avessi ricevuto un pugno nello stomaco, alla bocca dello stomaco, che ti fa mancare il fiato. Cioè mi ero reso conto che la vita non sono solo gli spot e il divertimento, ma siamo di fronte alla realtà dura e tremenda del distacco dalle persone amate. Pochi mesi dopo avevo aperto questo grande locale con stabilimento balneare sulla spiaggia Forte dei Marmi, quindi uno dei posti più alla page, più alla moda, più importanti d'Italia, e un imprenditore, tra l'altro di Torino, preso da un attacco di pazzia, di raptus, cosa fa? Brucia il locale la notte, cioè il locale fermo di turno, brucia il locale, 70 dipendenti all'inizio della stagione estiva. Signori, la settimana prima i direttori della banca venivano a chiedermi: apri qui, metti i soldi là. Il giorno dopo, coi carabinieri che mettevano i sigilli al locale, perché è un locale di pubblico spettacolo, quando viene sottoposto a un incendio doloso, è chiaro che devono essere fatte le indagini, il locale è chiuso, devi ripassare la commissione, non apri più, finito. Cioè te hai 70 dipendenti, decidiamo di andare avanti, sacrifici inauditi finanziari, mio padre è morto, e attenzione, perché l'attacco del male è scientifico, gli affetti più cari, il patrimonio, e non è finita qua. La terza mazzata nel giro di 24 mesi, che la seconda moglie tanto amata, questa modella bellissima di Cuba, Miss Lacoste Spagna per 2 anni, qui e là la storia patinata dei giornali, alla fine io non prego, lei non prega, lontani da Dio. Sapete cosa succede quando noi non preghiamo? Non lo dico io, lo dice San Paolo nelle lettere agli Efesini. Se c'è un sacerdote qua mi può dare testimonianza in tal senso. Se noi non preghiamo, anche se siamo persone di cuore, buone, tutto quello che si vuole, ma siamo esposti alla tempesta della vita, perché il male è raffigurato, per noi che siamo cristiani, per noi che crediamo, nel demonio, che non è una superstizione medievale, ma è una realtà con i quali dobbiamo fare i conti tutti i giorni, perché l'avete visto anche Papa Francesco che cosa ha fatto? Pochi giorni dopo le elezioni ha imposto le mani su una persona e ha fatto una preghiera di guarigione e liberazione. Ma dobbiamo dirle queste cose ai nostri ragazzi, che esiste il male, per combattere il male bisogna affidarsi all'angelo custode, a Dio e alla Madonna, a sua madre. Altrimenti, come dice San Paolo nelle lettere agli Efesini, non abbiamo la corazza spirituale e siamo perforati dalla cattiveria umana, che è ispirata dal demonio. Sono cose tremende, così come dovete stare lontani dai maghi, dalle fattucchiere, dall'esoterismo, dalla numerologia, da queste pseudodiscipline filosofiche che vengono da certi paesi orientali, ma che in realtà fanno il lavaggio del cervello alle persone e li ciulano tutti i soldi. Questa è la verità, e non sono cose da ridere, perché sono cose che fanno perdere, dividono le persone, separazioni,
divorzi, non parliamo poi del mondo dei maghi, delle fattucchiere, che è un mondo di una inciviltà, e di un mondo di una cattiveria dove c'è proprio il male demoniaco al 100%. Ci sono persone che si affidano a maghi, fattucchieri, stregoni, per non parlare dei paesi del Centro America, dove si fanno proprio i sabba infernali e dove si fanno fatture a morte. Se vuoi, io ho fatto 8 interviste a padre Amort, che in questi giorni, 1° maggio, ha compiuto l'ultimo compleanno, che adesso non mi ricordo esattamente quanti anni ha, ma questo sacerdote straordinario, il più grande esorcista vivente sulla faccia del pianeta, mi dice sempre: Paolo, prega per difendere te e la tua famiglia, perché sei esposto per la Madonna e devi pregare, fare una vita santa, di santità, perché sei esposto, il leone ruggente gira in mezzo alle tue gambe. Questo me lo disse padre Matteo La Grua, uno dei più grandi carismatici del quartiere La Noce di Palermo, frate francescano conventuale. Dì a tutti, Paolo, di pregare, di stare lontano dal mondo dell'esoterismo, mai fare sedute spiritiche, mai affidarsi a maghi e fattucchiere, stare sempre vicino alla parola di Dio, al Vangelo. Voi capite bene che in questa situazione io non pregavo, mi ritrovo la famiglia, la seconda famiglia sfasciata dopo la morte di mio padre, l'incendio del locale, mi ritrovo mia moglie che se ne va di casa con un imprenditore che era un mio cliente e che veniva nella mia discoteca, nella mia spiaggia. Voi capite che io, che avevo sempre avuto 100 donne, che qui, che là, che su, che giù, che è proprio l'umiliazione, il battere il muso per terra, sentirsi devastati nel più profondo intimo del cuore. Senza l'arma della preghiera, che cosa faccio io, figlio di questa cultura materialistica da dove provenivo? Dove al centro di tutto c'era il mio ego, no? Cioè il mio di dire: io sono quello che fa i programmi, quello che li ascolti van bene, io qui o là, bene, chiodo, schiaccia, chiodo, vado a letto con 100 donne, anzi, provo di tutto e di più, perché così dimentico, ma da passare la nottata, quando ti devasti, perché poi conosci il mondo della notte, il mondo della trasgressione, della prostituzione, il mondo della droga, cioè mi sono abbassato fino io. Che hai fatto? Dico tutto, il mondo di più per un attimo mi sono messo paura. No, no, che mondo paura, cioè niente, semplicemente per combattere i dolori della vita io trasgredisco e scendo negli abissi, mi distruggo la vita. Mi apro la borsa della mia vita, cosa ci trovo dentro? Ci trovo il successo, il divertimento, lavoro 24 ore, dico: sono stato tradito, ferito nel cuore, perché le ferite dei tradimenti sono come dei tumori dell'anima, che provocano delle lacerazioni tremende nella nostra vita, che ci riportiamo dietro per sempre, e se non hai il balsamo dell'amore di Dio, della preghiera che lenisce queste sofferenze, non usciamo vivi, perché non bastano gli psichiatri, gli psicologi, i neurologi, se non c'è un sacerdote che ti cura spiritualmente, siamo fritti. Con tutto rispetto per la scienza, che è anch'essa un dono di Dio, ma senza la preghiera, quando arrivano le tempeste della vita, non gliela famo, non gliela famo, non sfanghiamo, è una cosa tremenda. Io posso dire che questa è la mia esperienza personale, posso dire che ho perso i legami con i valori etici della mia vita, che anche se non pregavo, comunque ero una persona per bene, e ho sempre aiutato tutti, ma non pregavo, e sono sprofondato in un mondo abissale, che ho rischiato di morire, non riuscivo più a venirne fuori. Che cos'è successo? Che una notte a Torino, mentre io nel frattempo ero andato a lavorare in Mediaset e avevo un contratto triennale col digitale terrestre Mediaset Premium con Mediaset Sport, seguivo la Juventus in Coppa dei Campioni, in campionato, e poi ero opinionista a pomeriggio 5, mattino 5, conduttore con la, come si chiama, la collega di Stranamore, adesso non mi viene in mente il nome, comunque la Manuela Flodiero, e facevo anche Stranamore, quindi lavoravo come un pazzo, ma
lavoravo di giorno, ero come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, non mi fermavo più. Una notte a Torino ricado in questa, perché sai, io partivo dal presupposto che dicevo, io mi devasto, non penso a quello che mi è successo, perché io ero fuori di testa che avevo perso sta donna, in quella maniera. Voi capite che mia moglie è rimasta poi incinta con questa persona e io sono stato, come sempre in questi casi, uno degli ultimi a saperlo, perché anche gli amici più cari non volevano che io, perché sapevano che sarei andato fuori di testa. Sono andato fuori di testa, anche quella sera lì, e alle 4 del mattino in un grande albergo a Torino, io mi trovavo in una situazione dove potete capire, perché quando uno è in quei giri lì non esce più. Non esce più, ecco perché io voglio sottolineare in questi libri il valore della preghiera, perché la preghiera spezza i legami col male, con le dipendenze, che possono essere la cocaina, che può essere l'alcol, la prostituzione, il gioco d'azzardo. Ecco, la materialità della vita, la bramosia del possesso, dei soldi, del lavoro a tutti i costi. La preghiera dà il senso della misura, è una cosa meravigliosa la preghiera. Io ve lo dico con le lacrime agli occhi, io stavo per morire. Io in questi libri ho trasmesso veramente tutto il mio cuore. Io non sono un teologo, non sono un sacerdote, però ho scoperto il valore della preghiera. E penso a tutti quei ragazzi che abusano di alcol, di droga, che si devastano. Se qualcuno gli spiegasse come è importante dire un'Ave Maria, quei 16 secondi possono cambiare la vita. Io quella notte ho sentito proprio dentro di me una voce che diceva: devi smettere, 3 volte, Paolo, devi smettere. Una voce di donna, io non so chi era, ma in quei momento lì, dopo pochi istanti, io ho cominciato a pregare l'Ave Maria. Io erano 30 anni che non pregavo. C'è bisogno di essere un grande teologo per capire che dovevi ringraziare la Madonna. La mattina sono andato a Torino al santuario della Consolata, ho sentito il desiderio di confessarmi, è stata una confessione, c'era un sacerdote. Io vi prego, voi abitate in Valle d'Aosta, andate al santuario della Consolata, della Madonna della Consolata, e chiedete di un sacerdote che si chiama Don Ferruccio. È un sant'uomo che sta lì 8, 9, 10 ore al giorno a confessare la gente, li svuota dei rospi, dei serpenti, dei demoni che ciascuno di noi con le proprie ferite e i peccati che si fa nella vita si distrugge la vita. Perché dovete sapere che anche le malattie più gravi spesso sono l'insorgenza dei nostri comportamenti sbagliati. Allora prima puliamo l'anima e affidiamoci contemporaneamente alla scienza. Ma prendete questi sacerdoti, il vostro parroco, abbracciatelo, respirate la sua aria e dite: Padre, confessatemi, confessatevi, svuotatevi dei peccati, cambiate vita. È una cosa meravigliosa se vi affidate a Dio. Da quel momento ho sentito il desiderio di leggere quel libro che la mia mamma mi aveva dato con quelle 2 guglie, dove si vede la chiesa di San Giacomo a Medjugorje, quelle 2 torri campanarie. E ho aperto a caso questo libro, ho letto questo messaggio che diceva: se voi siete angosciati o disperati, c'era il mio caso, no? Sono angosciato, sì, sono angosciato e disperato. Pregate, perché nel vostro cuore la preghiera porta la pace, e se continuate a pregare, dalla pace arrivate all'amore. E con l'amore, continuando a pregare, arriverete a perdonare. Perdonare mia moglie che mi aveva tradito. Ma capite che il mio istinto era quello di ammazzare lui e lei. Cioè io ero ridotto in quello stato lì ed ero roso dal risentimento. Mi distruggevo, non avevo più l'equilibrio, era saltato tutto. E cedevo in tutto per dimenticare. E mi rovinavo la vita e a mia mamma, mio padre era morto e mia madre che ha compiuto 93 anni che ha pregato un rosario per me tutti i giorni per arrivare alla conversione. E sono andato a Medjugorje, 2 febbraio 2009. La Madonna della Candelora, la presentazione di Gesù al Tempio 2 febbraio. State attenti quando vi succede qualcosa, prendete subito il messalino, quel piccolo libretto, io c'ho quello delle edizioni Shalom, c'è scritto tutto dentro, che santo è, cosa dice il Vangelo e l'Antico Testamento, e troverete una risposta alla vostra vita. È cambiata la mia vita a Medjugorje, ecco cos'è Medjugorje per me.
Caro Paolo, vedete, è molto difficile, ma al tempo stesso è fantastico poter entrare in queste pagine e anche nell'esperienza di Paolo, perché è evidente che dobbiamo capire come il desiderio, l'entusiasmo, la fantasia di Paolo Brosio, tutto nasce da qualcosa vissuto sulla pelle, come adesso hai detto. Sì, assolutamente sì. E che quindi non deve essere pensato anche da amici che possono avere altre idee, o possono anche non essere credenti, non deve essere pensato come una forma di enfasi o di retorica, no? No. O di imposizione, perché... È proprio dal tritacarne della vita che nasce una nuova vita. Appunto. Cioè, se non ci fosse stato queste sofferenze, io oggi non sarei qui con te, con voi, continuerei a fare la mia vita come facevo prima, nel bene e nel male, per l'amor di Dio. Io non rinnego niente della mia prima vita, anzi, se non ci fosse stata quella quella sofferenza, oggi il dolore non è mai fine a se stesso. Certo. Quando vi arriva una batosta addosso, che sia una ferita del cuore, che sia una malattia, che sia la morte di una persona cara, vedete sempre che il Signore dalla sofferenza ci ha dato una resurrezione per tutti noi. Allora, da, come si dice poi nella sapienza popolare, si chiude una porta e però un domani si può aprire un portone. Ma veramente, però sappiate dare una chiave di lettura cristiana a questa sofferenza, se no è fine a se stessa. Io dicevo, ma questa è sfiga, ma questa è sfortuna. No, non esiste la sfiga, non esiste la fortuna e la sfortuna. Quello è esoterismo, quella è superstizione. Si va verso il satanismo, l'esoterismo. Lasciate perdere il male e il bene, la lotta tra il male e il bene. Ma se voi vi affidate a Dio, la preghiera nella tribolazione, nella tormenta del dolore, la preghiera vi porta una consolazione straordinaria. Io dico che la preghiera è come il torador dell'anima, perché la preghiera vi anestetizza dalle sofferenze umane. E quante ne abbiamo di sofferenze umane? Quante ne abbiamo noi? Quanti dispiaceri, quante ferite, quanti contrasti? Guardate che la vita prima o poi riserva delle grandi dolori, delle difficoltà. Se noi siamo armati della preghiera, noi siamo protetti da Dio, ci mettiamo nelle sue mani e sappiamo accogliere anche nella difficoltà, anche nella prova, qualche cosa che ci serve per migliorare. Questo è molto bello, Paolo. Tuttavia io vorrei che tu anche mi dessi, se ti va, una lettura di una questione importante, no? Che è la solita questione, cioè, vedi, nel Pater si dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se ci riflettiamo, noi dobbiamo concludere che chiediamo al Signore che i nostri debiti vengano rimessi, perché in effetti siamo sicuri che nessuno ci deve qualcosa nel più profondo del cuore. Le tante sfortune della vita portano a pensare che sostanzialmente, rispetto agli altri, noi non possiamo avere, non dobbiamo avere, non abbiamo diritto di avere un sentimento di credito e quindi di debito. Cosa voglio dire? Questo pensiero della preghiera deve essere così grande da includere tutte quelle altre forme che la storia ha collocato altrove, per esempio in altre culture religiose, per esempio nella cultura anche del laicismo. San Francesco non era un sacerdote, era un laico, eppure è il più grande santo della cristianità, viene chiamato Alter Christus ed era laico, non era un prete. Come abbiamo appunto dei santi benedetti nel Novecento, il più grande santo del Novecento forse è Charles de Foucault, che non fece un miracolo, eppure è considerato dalla Chiesa Cattolica un grande santo. E i fratelli ebrei, che noi siamo spiritualmente semiti, e i fratelli musulmani, noi siamo profondamente aperti a un pensiero intelligente dove il Dio può avere parole diverse, nomi diversi, ma la preghiera, se è vera, deve ricondurci a essere famiglia. Allora, come riusciamo a far capire ai nostri amici che soprattutto nella fede non ci deve mai essere uno strumento di
violenza. Ma no, questo assolutamente, anche perché in quelle tre parole che tu hai detto in riferimento alla preghiera che ci ha insegnato Dio Padre, no? Attraverso Gesù, cioè il Padre nostro, quando te dici io rimetti i nostri debiti e i nostri crediti, cioè sta a significare, detto in parole semplici, che se noi chiediamo a Dio di scontare i nostri peccati, ma se non perdoniamo i nostri fratelli, però perdonare chi ci ha fatto un torto umanamente non è facile, attenzione. Quindi la preghiera deve servire, come quel passaggio che vi ho detto, no? La pace nel cuore, l'amore, pace nel cuore, preghiera, siamo angosciati, dolore, sofferenze, torti ricevuti, allora preghiera, la preghiera porta pace, se continui a pregare porta l'amore, se continui a pregare dall'amore sei capace di perdonare, se perdoni gli altri puoi chiedere a Dio di perdonare te stesso. Attenzione, io ho fatto come giornalista, qui già nella fase successiva del mio cammino spirituale, io ho scoperto un mondo professionale nuovo, perché dico nessuno nel mio, soprattutto nel campo giornalistico, io vi parlo da professionista giornalista, cioè io ho fatto cronaca nera, cronaca giudiziaria, laureato in giurisprudenza, in filosofia del diritto, io ho una concezione della vita professionale proprio diciamo dalla redazione che viene su, e mi sono creato una cultura nel lavoro quotidiano sulla strada, cioè partendo dal particolare arrivo poi dei concetti universali, ma non sono un teologo, però ho applicato i criteri di cronaca nera e cronaca giudiziaria al mondo spirituale, cioè rigorosi filmati, testimonianze, interviste, cioè facendo attenzione a quando succede un fatto, che giorno è, cosa dice la Santa Chiesa quel giorno. E allora ho collegato, viene fuori il progetto di Dio. Cose straordinarie, ho scoperto dei miracoli, grazie a Dio, che ho documentato logicamente e sistematicamente con la tecnica di un'indagine nel campo penale, perché io sono di questa estrazione, è venuta fuori una combinazione straordinaria, dove in questo libro, come in altri libri, io dimostro che dei fatti non sono scientificamente, razionalmente spiegabili, ma solo con la sospensione delle leggi della natura da parte di un'entità superiore, che sia Allah, che sia Dio, che sia il Dio ebraico, che sia il Dio cristiano, c'è qualcosa o qualcuno sopra le nostre teste che guarda aprendo la finestra del cielo e guarda minuto per minuto, secondo per secondo, che cosa stiamo facendo. Dunque vogliamo realizzare che la nostra vita non si può consumare nella materialità quotidiana della vita, ma che c'è qualcosa di grandemente superiore che ci ama immensamente e che cambia le cose per noi soltanto che noi lo accettiamo nel nostro cuore e ci fidiamo di Lui. Perché se la fiducia è totale, i miracoli sono miliardi. Ma non ti parlo solo di guarigioni fisiche, ti parlo di grandi miracoli di conversione spirituale, persone che cambiano la vita. Ma io mi sono ribaltato come un calzino dopo Medjugorje, una cosa pazzesca. Cioè, quel luogo è una straordinaria sorgente di spiritualità, dove Gesù Cristo è al contempo fonte viva e rubinetto. E quando arrivano i pellegrini, lui apre sto rubinetto e ci inonda di questa sorgente. Allora, per tornare alla domanda, se noi preghiamo e siamo immersi nell'amore misericordioso, la misericordia che Papa Francesco richiama ogni giorno, noi dobbiamo essere, noi, perché noi, cioè voi, tutte queste persone che siete qui a sentire che cosa dico questa sera, siete persone che siete mattoni della Chiesa, voi stessi siete Chiesa. Quindi guai a giudicare un sacerdote, anche se sbaglia, pregate per lui ma non giudicatelo, perché è come se sparaste addosso a voi stessi. Voi laici, noi laici siamo una componente fondamentale della Chiesa, insieme ai sacerdoti, ai vescovi, ai papi, tutti insieme. Quindi essendo una componente fondamentale della Chiesa, noi dobbiamo vivere all'interno di questa Chiesa, ma vivere allargando le braccia con misericordia. La Chiesa è un ospedale da campo, dice Papa Francesco, cioè dobbiamo accogliere la diversità, non dobbiamo vivere la cultura dell'indifferenza, ma dobbiamo solidarizzare e aiutare chi è povero, chi soffre, chi sta male. Io
con questa mia conversione, pensando al mio passato, pensando a certe forme egoistiche della mia vita, io, animato da questo desiderio di andare a Medjugorje, pensate che la prima notte io sono arrivato a Medjugorje, ero talmente felice che mi ero messo la tuta, i mutande, il cappello di lana, ogni 3 minuti uscivo sul terrazzo per la pensione a vedere la statua della Madonna sulla collina che ero a Biakovice, e mi batteva il cuore, piangevo dalla gioia e non sapevo perché. Ma quando mai sono stato felice così in vita mia? Ma neanche quando ho fatto i più grandi contratti, le più grandi cose, quando il dolore mi ha tagliato in due. Che cosa è successo di me? Sono franato perché non avevo Dio nel cuore. Allora oggi vi dico, apritevi all'amore di Dio, è una cosa meravigliosa. Questo viaggio a Medjugorje è come un viaggio dentro noi stessi, anzi, mi piacerebbe tanto, perché io poi ho avuto il desiderio di dire: devo aiutare chi soffre, basta, devo aiutare chi soffre, lo devo fare, ma non con le partite di calcio, i cantanti, gli attori, quanti ne ho fatte, sì, abbiamo aiutato tanti, io ho sempre aiutato tutti, mi sono fatti, ma non avevo quell'amore di carità che ti viene quando preghi e cambi vita, è una cosa diversa, è un fuoco che hai di aiutare tutti. Ho conosciuto a Medjugorje Suor Cornelia, voi dovete andare a vedere cos'è Suor Cornelia, è un quartiere a 2 chilometri da Medjugorje che si chiama Vionica, si scrive Vionica, dove c'è sorelle missionarie della famiglia ferita, i bambini frutto degli stupri della guerra della Bosnia, gli anziani abbandonati, progetto nonni e nipoti, c'aveva 2 case con le fondamenta, una di qui, una di là, a 2 metri, lì ci mettiamo i vecchi abbandonati, qui i bambini dell'asilo nido, la scuola materna che non hanno nessuno. Io ho visto sti bambini, ho pregato il rosario con loro. Ho cominciato a piangere, pregavo il rosario, piangevo, non capivo più niente. Ho detto: ma madre, ma io l'aiuto io, ma io vado in Italia, comincio a bombardare in televisione, libri da tutte le parti, mi hanno aiutato tutti, dagli operai, gli impiegati, i pellegrini semplici, gli imprenditori, i calciatori, tutti i rapporti più belli che ho nella mia vita con le persone importanti, andavo da loro, dicevo: aiutatemi a fare questo orfanotrofio, aiutatemi. Mi hanno aiutato tutti hanno creduto. E io i miei soldini li ho messi tutti nella mia associazione, le Olimpiadi del Cuore, e ho detto: io ho dato tutti i soldi a questa suora. Sapete che in 3 anni abbiamo costruito un palazzo di 2 piani per gli orfani, dell'asilo nido e la scuola materna, accanto agli anziani. Poi abbiamo fatto il passaggino dalle 3 alle 19 del pomeriggio, dalle 15 alle 19 recitano la coroncina, alle 15 i bambini escono e a 3 anni sanno già recitare il rosario e vanno dai vecchi abbandonati, i vecchi gli raccontano le favole e così diventano nonni e nipoti. Ma queste cose non sono belle? Cos'è di più bello nella vita, no? Questo. Grazie Paolo. Io vorrei sapere da te come, in questa tua bella esperienza di uomo spirituale, come riesci a distinguere, perché questa è una problematica che viene sempre anche dal mondo laico, no? A distinguere il grano dall'olio, perché purtroppo, se siamo in ambito cristiano, tu sai che la Chiesa cattolica e tutte le altre chiese cristiane riformate e quanto altro sono storiche. Forse ne ho uno io. È pulito, eh? O vai con lo sporco? E anche l'altro. Le chiese sono storiche, pensate che anche i dogmi hanno una storia, no? Non sono stati fatti all'improvviso. L'ultimo dogma è del XIX secolo, a proposito della Vergine Maria. Allora, la questione è come distinguere, vorrei proprio saperlo se puoi darmi questa risposta, come distinguere il grano dall'olio? Cioè, nella Chiesa di Roma, purtroppo, ci sono delle cose nella sua storia imbarazzanti, no? La notte di San Bartolomeo. Sì, ma le stesse crociate, ma io vorrei l'inquisizione, scusami, per finire, però questo mi interessa molto, che non sia soltanto rispetto alla Chiesa di Roma, ma tutte quelle cose che in genere portano una equazione che noi dobbiamo spezzare. Noi dobbiamo credere che la Chiesa
che è una parola greca per dire comunità, poi in definitiva ecclesia, è se è capace di accogliere tutte le persone che possono avere anche un'esperienza diversa dalla tua e dalla mia. Sì. Perché in casa siamo tutti diversi, già un padre, una madre, una sorella, un fratello, siamo diversi. Dobbiamo cercare di far questo, perché se noi non, se noi rischiassimo di omologare, ti do subito la parola, di omologare l'altro a noi, noi potremmo arrivare alla solita questione che in nome di Dio si uccide, e questo è sbagliato. Allora adesso intanto questa distinzione che dobbiamo fare è tra il male e il bene, cioè noi intanto dobbiamo andare in chiesa, no? Dobbiamo andare in chiesa e guarda, ti rispondo con un messaggio di Maria. Più di così, penso che mi capita a fagiolo questa gioca cosa. Gioca facile. Un messaggio della Madonna che dice: non dobbiamo andare in chiesa per criticare il sacerdote, e quindi andare in chiesa a criticare il sacerdote vuol dire in senso lato andare a fare le pulci alla chiesa, perché se noi andiamo razionalmente è giusto e capire quali sono i problemi dentro la chiesa e fuori dalla chiesa, ma se noi abbiamo questa logica nel nostro cuore è più difficile per noi andarci a confessare, andare nella nostra parrocchia a pregare, perché il risultato cui prodest un atteggiamento razionale e intellettuale del genere, siccome la chiesa ha compiuto in certi momenti storici delle situazioni, dei fatti che sono scellerati, se andiamo a vedere anche nella chiesa recente, allora se apriamo un libro e vogliamo andare a vedere il capitolo della pedofilia ci spariamo, perché sono situazioni gravissime, la pedofilia c'è ovunque, in tutti i settori della società civile, gli sacerdoti sono esseri umani, dunque il problema è grave anche lì, ma se noi andiamo a vedere cosa ha fatto Benedetto XVI, che ha varato delle leggi pazzesche e nessuno ne parla mai, molto più severe di quelle di alcuni paesi civili nel codice penale, e andiamo a vedere cosa ha fatto Papa Francesco e cosa ha fatto Benedetto XVI, che negli ultimi anni hanno preso 300 sacerdoti, li hanno allontanati, li hanno messi sotto cura, isolati, che non possano più compiere atti violenti. Questo bisogna dirlo allora. O vogliamo dire cosa ha fatto Papa Francesco in questi primi 12 mesi? Diciamolo, perché non ha solo detto, ma ha fatto, nel primo capitolo di Raggi di Luce, esamino tutto questo. Prima cosa, ha azzerato i vertici dello IOR, ha levato 26 conti correnti di sospetto denaro riciclato, sono stati eliminati dallo IOR per 300 milioni di euro. Ha azzerato i vertici dell'AMSA, che è l'istituto che sovrintende le abitazioni, gli immobili del Vaticano, per maggior trasparenza e onestà. Ha preso il rapporto del vescovo Viganò, che è stato quello che è andato a fare le pulci a tutti i contratti della fabbrica di San Pietro. Pensate che un presepe costava 1.300.000 euro, adesso costa 300.000 euro con Ratzinger e Papa Francesco. Ma queste cose sono importanti perché ci rasserenano per il cambiamento, e ha aperto le finestre, ha fatto entrare aria fresca dentro il Vaticano. Ecco perché oggi noi tutti, ma in tutto il mondo, ma in Italia soprattutto, tanta gente, gli operai, gente che magari è di una cultura diciamo di estrema sinistra o marxista, che non crede, però si riferisce al Papa come punto di riferimento della vita civile, perché ha visto la volontà di cambiare e di essere più semplice e più povere. Se noi entriamo in questa, con questa ottica nella nostra parrocchia, nella nostra chiesa, allora facciamo, e riprendo questo messaggio della Madonna che dice: dobbiamo andare in chiesa a meditare la parola di Dio, non a fare le pulci al sacerdote, lì ci pensa Dio a sistemare le cose. Tant'è vero che lo Spirito Santo il 13 marzo 2013, alle ore 19.05, quando è uscita l'agenzia dell'ANSA battuta dalla collega che per prima ha capito, ha tradotto dal latino, che si era dimesso prima Benedetto XVI, e poi con l'elezione di Papa Francesco, in 12 mesi Papa Francesco ha cambiato la vita della Chiesa e anche di noi cristiani, aprendo le porte a quella diversità che dici te. E poi la Chiesa non può mai imporre niente, la Chiesa non deve imporre niente, perché l'amore di Dio è libero arbitrio. Noi siamo liberi di metterci in ginocchio, di sgranare il rosario, che io c'ho sempre in tasca con me, e quando venivo su oggi mi pregavo il rosario.
nei tempi morti, pregate il rosario. Mentre viaggiate, mentre siete in treno, mentre fate dei lavori, pregate. Quando guidate, insomma. Anche quando guidate. Essere. Anche quando guidate. Anche quando guidate. Anche no, quando guidate. Anche pregate il rosario. Perché il rosario è un'arma potente contro il mare. La preghiera non è filosofia. La preghiera non è aria fritta. La preghiera non è un fatto di logica. La preghiera è un'arma potente contro il male, contro le avversità della vita, e vi protegge voi, i vostri cari e la vostra famiglia. E soprattutto non fate chilometri per andare a cercare il carismatico, andate prima dal vostro parroco. Se poi il vostro parroco non vi soddisfa, è porca la miseria, fate 100 metri e andate alla parrocchia a fianco, ci sarà il sacerdote che va bene, no? Per motivi statistici più o meno. No, ma questo è tutto molto interessante. Però non vi fate condizionare dal male che certo, può colpire certo. La Chiesa o che ha colpito nel passato la Chiesa. Certo. Perché questo condizionamento, ripeto, cui Prodest avvantaggia il male, non certo, il bene. Sì, perché certo. Si perdono le anime e non si va più in parrocchia. Mentre la parrocchia è fondamentale. La Madonna Medjugorje dice due cose, famiglia e parrocchia. Quando la famiglia diventa un piccolo cenacolo, genitori che pregano con i figli, nipotini con i nonni, la famiglia è legata e il male fa più fatica ad arrivare, perché siamo uniti dall'amore della preghiera, che è universale. Siete sensibili alle difficoltà dei poveri, siete sensibili a chi sta male. Se il vostro vicino è anziano del vostro condominio, del vostro appartamento, e sapete che non può andare al supermercato a fare la spesa, prendeteli il cartoccio di latte e un pacco di pane di spesa, glielo lasciate lì senza dire che siete stati voi. Quelli sono piccoli atti di amore, sono cose straordinarie che vi fanno bene a voi e fanno sentire lui meno solo. Bene, signori. Paolo Brosio racconta se stesso, racconta tutto questo e tante altre cose. Non abbiamo tempo per parlarvi di Teresa Musco o di parlare di tanti ragazzi, Andrea, il calciatore. Quello è un caso clamoroso. Di tanti eventi, di sclerosi, di malattie, di miracoli. Però ecco, io vorrei, perché dobbiamo anche per l'ora tarda lasciare... È volato il tempo. Noi vogliamo appunto sempre mantenere questo ritmo di un'ora precisa e anche per permettere agli amici di acquistare il libro, di avere una bella dedica da Paolo Brosio. Se mi è permesso appunto quello di potervi assicurare che in questo libro voi potete trovare, anche se aveste atteggiamenti o culture diverse o posizioni diverse, però potete sicuramente trovare in questo libro una grande esperienza di umanità, e noi sappiamo perfettamente che l'umanità è il seme vero, no, della spiritualità. Quindi nei raggi di luce non c'è retorica, nei raggi di luce c'è qualcosa di molto importante, che, se mi permetti caro Paolo, è anche qualcosa che cerchiamo qui a Lemo. Noi con Lemo vorremmo cercare delle parole da spendere anche per il futuro prossimo, no? Parole che appartengono alla civiltà, alla politica, alla spiritualità, all'intelligenza, a patto che queste parole solo una cosa vogliono sempre realmente mostrare, e cioè che le parole debbono unirci, non ci debbono mai separare, a costo di continuare a discutere, a sbattere la testa con le proprie o altrui posizioni, dobbiamo ritornare a evitare il risentimento, il rancore, l'odio. Dobbiamo fare di tutto. Meglio essere un po' ingenui, c'è un famoso racconto di Tolstoj, Padre Sergio, in cui si racconta la santità, ma non lo faccio per non perdere tempo, in quel raccontino lì c'è molto delle cose che hai detto, e lui lo racconta come scrittore. La prima forma di corruzione in un paese è il fatto che noi possiamo invidiare o possiamo avere rancore per gli altri. Dobbiamo far di tutto, saremo anche goffi quando lo raccontiamo, ma dobbiamo far di tutto per ricostruire un paese che sia realmente un luogo di condivisione. Poi ciascuno dica la propria, ci sono culture diverse, formazioni diverse. Però voglio farti una piccola osservazione. Falla. Quello che tu dici è importantissimo. A tal proposito cito una frase che questa... tu pensa che nell'ultimo viaggio a Pasqua sono riuscito a portare
ma lì è stato proprio il Papa Francesco che ha fatto questa cosa incredibile. Io per 5 anni ho avuto in tutti i programmi Alessandro Cecchi Paone, che è razionalista, che mi ha sempre ostacolato, sempre rigettato tutto quello che dicevo io. Ogni volta che andavo in un programma mi ritrovavo Cecchi Paone e dicevo porca la miseria, prima c'avevo Fede che mi rompeva le scatole, adesso c'ho Cecchi Paone, vabbè. Andiamo avanti così. Ma va bene. Va bene, poi noi abbiamo iniziato insieme, quindi siamo amici, però lui diventa proprio di fronte a certi racconti, diventa prepotente e io poi dopo mi stizzisco, allora anch'io c'è uno scontro. Allora, poi è eletto Papa Francesco, cioè aprire le braccia alla diversità, lui proprio è la quintessenza in tutti i sensi della diversità, l'ha detto lui stesso, quindi cioè io dico, scusami una cosa, ma perché te mi devi sempre attaccare se non sei mai andato a Medjugorje? Ma vieni a Medjugorje, vengo a Pasqua. Oh, è venuto a Pasqua a Medjugorje. No, che è successo? È venuto a Pasqua. Che è successo? È entrato nella spianata davanti alla chiesa. Io ho detto, adesso sti pellegrini. Le torri cadono. Lo fanno arrosto, non so che adesso che succederà a Manicò. Oh, gli sono andati incontro, baci, abbracci, bravo, qua, là. Lui si è sciolto, ha cominciato a commuoversi. È stata una cosa incredibile, incredibile. Adesso lui è partito da Medjugorje, c'erano le telecamere di Canale 5, faceva viva la Gospa, che sei in croato la Gospa, viva la Gospa! Allora, io dico, non è che ora lui prega, cosa, no, confessioni, cioè il cammino è un cammino lungo, eccetera. Però già, per dire, la Cornelia, rispetto a quello che dicevi te, la parola che uccide, la parola, la lingua, è tagliente come una spada. Certo. La lingua, dice Cornelia, questa piccola grande suora, che è una piccola Teresa di Calcutta dei Balcani, nella sua pillole di saggezza dice, la lingua non ha le ossa ma spezza le ossa. È tremenda, la lingua può ferire a morte. Allora, come dice il mio collega, in questo momento, se noi preghiamo col cuore, che ci avviciniamo a Dio, la lingua si muove non soltanto dalla testa, ma ispirata dal cuore. Se il cuore è plasmato da una preghiera sincera, non possono uscire cose cattive dalla nostra bocca. È più difficile. È più difficile. E poi il mio sogno sarebbe questo, no? Siccome adesso Medjugorje ha un grande problema, no? Che arrivano 50-100.000 pellegrini nei momenti di grande intensità, quando ci sono le grandi liturgie, manca un ospedale. Adesso io sto finendo questa terza casa per gli anziani da Suor Cornelia e il mio desiderio sarebbe di intitolare un ospedaletto per i pellegrini di tutto il mondo, soprattutto per quelli poveri, malati, che arrivano a Medjugorje con tanti sacrifici e poi si trovano in difficoltà perché l'ospedale più vicino è a Mostar, a 50 minuti, tutti i territori ancora bombardati, perché voi non pensate, Medjugorje è esplosa, ora ci sono alberghi anche belli eccetera, ma se fai 3 km fuori è la desolazione, quindi arrivare all'ospedale di Mostar è un'impresa, no? Ci sono pellegrini che cascano, si fanno male sulla famosa montagna della Croce, sul Podbrdo, oppure infartuati. Allora il mio sogno sarebbe quello. Allora sto organizzando delle partenze da tutta Italia e mi piacerebbe fare St. James Hospital, cioè un ospedaletto leggero con una chirurgia d'urgenza o un pronto soccorso, una rianimazione per la cardiologia d'urgenza e per i dializzati che non possono andare a Medjugorje, con 6 camerette, una cosa piccola vicino alla chiesa. E sto organizzando una partenza da Roma, una partenza da Verona, e mi hanno detto, l'aeroporto di Aosta non riesce mai a decollare un aereo, ma vuoi vedere che facciamo l'aereo da Aosta? E facciamo, vieni anche te. Vengo anch'io. Vieni anche te. Portiamo Di Freddi. Portiamo anche tutti... Da Planaval, da Courmayeur, vengo io a Aosta e si fa un volo a Aosta Mostar. E in 30 minuti siamo a Medjugorje. Bene, allora signori, io direi di fare due cose.
La prima, acquistare e leggere il libro Raggi di Luce, la seconda, preparare le valigie, visto che dobbiamo appunto prepararci. La terza, vi rammento che domani abbiamo, certo detto così fa ridere, domani abbiamo Peppa Pig, oh, per i bambini, alle 11, dobbiamo pure fare un attimo qualcosa, Paolo, no, per i bambini. Peppa Pig, quindi il passaggio Paolo Brosio, Peppa Pig è leggermente comico, ma ci piace. E poi domani alle ore 3 abbiamo Umberto Broccoli, un nostro collega, che parlerà di luoghi comuni e sarà molto affascinante, vi invito per le ore 3. E ora, oltre un grande applauso a Paolo Brosio, un abbraccio fraterno. Grazie, grazie per la bella presentazione. Auguri di cuore. Ha salvato Cecchi Paoli. Questo uomo ha salvato. Salverà anche Sgarbi. Salverà tutti. Se la, diciamo che è la Madonna che salva, io faccio solo il portatore, no? Io porto lì i pellegrini e quando sei lì, cioè, è una cosa incredibile. Ecco, è un luogo dove senti che c'è qualcosa di immensamente diverso, non leggermente diverso, proprio immensamente diverso, non lo so, è una grande sorgente di spiritualità. Molti, per esempio Giovanni Paolo II, diceva che è la Palestina del 2000, è il luogo di più grande spiritualità del mondo per l'interpretazione del secolo, del secondo millennio, dal 2000 al 3000, tanto che Fatima, visto che fra pochi giorni, sai che è 13 maggio, certo, l'anniversario di Fatima, la Madonna ha detto che Medjugorje è la continuazione dei segreti di Fatima, quindi 3 a Fatima e 10 a Medjugorje, che ancora dovranno essere, quindi non è ancora niente Medjugorje di quello che accadrà. Chissà cosa ci sarà. Bene, Paolo Brosio. Adesso vai a firmare un po'.